Punto che è utile anche a noi perché stiamo a correre giorno dopo giorno senza riuscire a fare spesso sintesi sulle cose che abbiamo messo in fila, e invece fare questo passaggio anche con voi è utile per fare mente locale su tutte le attività svolte nel corso dell'anno, e io credo che davvero siano state fatte molte cose in quest'anno vedendole a freddo per migliorare la cura e la valorizzazione della nostra città e delle persone che ci abitano. Abbiamo messo in fila un po' tutti gli ambiti, cercando ovviamente di non andare sulle attività ordinarie, salvo alcuni settori dove l'ordinarietà è il succo e è la parte più importante del lavoro. È stato l'anno in cui abbiamo consolidato in termini significativi e rilevanti la raccolta differenziata, con il potenziamento, con anche degli avanzamenti nella pulizia della città, col potenziamento del lavaggio strade e anche della nuova tecnica di lavaggio notturno. È stata aperta la nuova piattaforma ecologica. È stato fatto un nuovo appalto per i controlli degli impianti termici, visto che stiamo parlando anche di questi argomenti, con più di mille controlli. La bonifica della tifosa, come sapete, è stata ultimata per quanto riguarda tutte le celle, tranne la 3, siamo ancora in attesa della certificazione da parte della provincia. È andata avanti l'attività di alienazione dei beni immobiliari non indispensabili. Quest'anno sono state due: alienato un immobile Erpe e un immobile Montolimpino, però nel frattempo sono state fatte tra noi e Ale 47 nuove assegnazioni di alloggi, tra questi 10 di via Spartaco che sono stati ristrutturati lo scorso anno. È stata riaperta Villageno, anche questa a nostro avviso è una cosa importante, con una nuova gestione. Si sta lavorando per un verso sul sostegno delle morosità incolpevoli e sostenibili, quindi il sostegno al mantenimento dell'abitazione, e per l'altro per l'avvio a soluzione di una partita molto difficile come quella appunto della morosità, prevedendo dei piani di rientro. Continuata l'attività sul sistema Como 2015, quindi tutta la parte di marketing territoriale in concomitanza con Expo. È stato firmato il protocollo d'intesa con la Lombardia Film Commission, che è il primo in Lombardia. Sono state fatte diverse altre attività per il rilancio dell'immagine della nostra città e per la diffusione della sua conoscenza nel mondo e quindi sul suo sviluppo turistico, attivando anche nuovi canali di comunicazione con i cittadini e con gli utenti. C'è stata la partita che ha impegnato tante persone con le sue luci e le sue ombre, ma io ci vedo soprattutto luci, perché si è lavorato comunque molto sulla candidatura a capitale della cultura. Comunque ritengo un risultato importante aver superato la prima selezione, quindi essere entrati nelle prime 10 città. Come sapete è sfumata quella del 2016, è abbastanza improbabile concorrere per il 2017, visto che è stata Mantova designata, quindi due città lombarde. È difficile che possano ottenere riconoscimento in sequenza.